Morto a Reggio Calabria, cantante folk Otello Profazio, aveva 88 anni. È morto nell'ospedale di Reggio Calabria Otello Profazio, tra i cantanti folk e cantastorie più noti, autore di numerosi brani di successo. Profazio, che aveva 88 anni ed era nato a Rende, in provincia di Cosenza, viveva a Pellero, frazione di Reggio Calabria. Soffriva da tempo di patologie cardiache e 2 giorni fa era stato ricoverato nel grande ospedale metropolitano. Le sue condizioni, comunque, già dal momento del ricovero erano apparse gravi. Molto conosciuto in Italia e all'estero, Profazio aveva pubblicato complessivamente 25 album, uno dei quali, Quasi campa d'aria, aveva ottenuto un notevole successo di vendite. Il presidente Mancuso, leggenda vivente della musica popolare. Con la scomparsa di Otello Profazio viene meno un vero e proprio monumento della musica popolare italiana, una leggenda vivente delle enormi capacità artistiche e della spiccata sensibilità umana, specie nei confronti dei soggetti più fragili e indifesi, a cui ha dedicato canzoni e ballate straordinarie. Ma anche uno dei più grandi cantastorie di tutti i tempi, che ha raccontato l'anima della Calabria e del Mezzogiorno, enfatizzandone i pregi senza mai nascondere vizi e contraddizioni. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Come hanno scritto sociologi e scrittori che hanno indagato in profondità la sua musica e i suoi testi, aggiunge Mancuso, di lui parleranno per sempre i libri di storia. Il suo ricordo nei calabresi, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne l'estro creativo e l'acuto senso dell'umorismo, non verrà mai meno. Alla famiglia e ai suoi amici più cari le condoglianze mie personali e del Consiglio regionale che rappresento. Incidente stradale coinvolge camion e furgone, un morto e un ferito. Una persona è deceduta e un'altra è rimasta ferita a causa di un incidente avvenuto nel territorio comunale di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il sinistro, avvenuto all'altezza del chilometro 326 della strada statale ionica 106 e ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. L'arteria stradale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Incidenti sul lavoro, operaio 61enne cade in cantiere a Corigliano Rossano, è grave. Un operaio di 61 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è rimasto ferito in modo grave a Corigliano Rossano, mentre stava lavorando nel cantiere in cui si sta realizzando il nuovo ospedale della Sibaritide. L'uomo, che lavora per un'impresa edile di Avellino, nel momento dell'incidente si stava trasferendo da un solaio all'altro dell'edificio in costruzione e, per cause in corso d'accertamento, è precipitato da un'altezza di circa 4 metri, riportando un grave trauma cranico. L'operaio è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. È stato ricoverato con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul posto, hanno avviato indagini per accertare se nel cantiere in cui si è verificato l'incidente fossero rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro. Caldo record in Calabria, inizio settimana rovente, attesi picchi di oltre 40 gradi. La Calabria resta nella morsa del caldo, così come nel resto era previsto. Gran caldo e afa stanno colpendo anche il territorio dell'Ametino, compresi i paesi montani. In alcune zone si sono toccati i 40 gradi centigradi, con picchi anche più alti, ma il caldo rovente ad una data di scadenza. Da mercoledì le temperature si abbasseranno di alcuni gradi, così, secondo le previsioni, se le giornate di lunedì e martedì sono da bollino rosso, il 26 luglio le massime scenderanno dai 40 ai 30 gradi. Il tutto viene confermato dai bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggimento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Reggio Calabria è l'unica città calabrese monitorata e inserita nell'elenco dei bollettini giornalieri a livello nazionale. Domenica 23 luglio è dal livello 3 rosso,
quello più elevato, con temperatura massima percepita di 40 gradi e 42 nelle ore più calde della giornata. Una condizione ad elevato rischio che persiste da 3 o più giorni consecutivi. A peggiorare la situazione, l'umidità che aumenta la sensazione di calore percepita di alcuni gradi e il fatto che le temperature restano sopra i 30 gradi anche di notte. 6,41,8 gradi di Reggio è stata la temperatura più alta, anche negli altri capoluoghi si è boccheggiato con temperature di 38,5 a Cosenza e 37 a Catanzaro e Vibo Valentia. In conseguenza del gran caldo, città praticamente deserte e località marine e montane prese d'assalto in cerca di un po' di refrigerio. Incendio si propaga ad autofficina nel Reggino, impegnati 6 mezzi dai vigili del fuoco. Un incendio di sterpaglie si è propagato all'interno di un'officina a Campo Calabro, un comune a ridosso di Reggio Calabria, dove da un paio d'ore sono impegnati 10 vigili del fuoco con 6 automezzi. Il rogo ha interessato anche l'area del deposito di una ditta che si occupa della rottamazione delle auto. Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero all'interno dei capannoni e agli automezzi presenti nei piazzali. Sono ancora in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica. Gli incendi delle ultime ore stanno mettendo a dura prova il personale dei Vigili del Fuoco Reggino, supportati dai colleghi di Messina e da squadre provenienti da Lazio e Campania. È stato raddoppiato inoltre il turno delle squadre aeroportuali che, dopo il servizio ordinario presso lo scalo Tito Minniti, sono accorsi per dare manforte ai colleghi stremati. In fiamme, struttura a gagliato, danneggiate arnie all'interno. Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, è intervenuta nella tarda mattinata di ieri, 23 luglio, nel comune di Gagliato per l'incendio di una costruzione rurale. Il rogo ha interessato una struttura situata in aperta campagna, con muratura in laterizio e tettoia in legno e onduline da copertura, adibita ad apicoltura. Le fiamme hanno danneggiato le arnie contenute all'interno, fortunatamente senza api, e parte della struttura. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell'incendio, evitando il propagarsi dello stesso alle strutture limitrofe utilizzate come ricovero di attrezzature agricole e materiale vario, nonché alla vegetazione circostante. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Piromane scoperto da un drone nel Catanzarese. Occhiuto, abbiamo preso la targa di questo imbecille. Ma guarda questo imbecille qui. La Calabria è una regione civile, però ha anche qualche imbecille che va a appiccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri. Guardate il video, questo appicca il fuoco, poi vede il drone e cerca di abbatterlo con le pietre. Ma da dove viene? Dalle caverne. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere in campo. Lavorano nei boschi gli uomini di Calabria Verde, alla Protezione Civile, i volontari della Protezione Civile, gli abbiamo dato dei mezzi.
E però abbiamo messo in campo, come l'anno scorso, anche i droni, anzi quest'anno 30 droni, perché l'unico modo di contrastare la stupidità di chi rovina incendia i boschi della Calabria è la deterrenza. Sappiano che li prendiamo, non ci sono pietre utili ad abbattere i droni, li inseriamo, anzi, come abbiamo fatto con questo imbecille. Abbiamo preso la targa anche del suo mezzo, abbiamo la visura. Ora sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest'anno sugli incendi tolleranza zero. Importanti risultati all'azione di contrasto della GDF ai reati ambientali. Nell'ambito di un'articolata indagine in materia di tutela ambientale condotta da un pool interforce composto da militari della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, negli anni 2019-2020, in ragione dell'acquisizione di evidenze istruttorie che concretizzavano, a giudizio degli inquirenti, un grave quadro indiziario relativo all'illecito smaltimento di rifiuti speciali industriali consistenti in scarti della lavorazione del biodiesel protratto fin dal 2012 e causa di un vero e proprio inquinamento diffuso dell'ecosistema con concentrazioni di sostanze tossiche del 90-100% nelle acque del torrente Turrina e con la presenza, nei terreni vicini allo stabilimento, di reflui industriali con elevate soglie di concentrazione di idrocarburi pesanti, nonché di alluminio, ferro e magnese. È stata sottoposta a controllo giudiziario la società proprietaria dello stabilimento di produzione di biodiesel, sito nell'area industriale di Lamezia Terme, oltre ad essere stata garantita la prosecuzione dell'attività di impresa e il livello occupazionale, la società ha visto aumentare il proprio volume d'affari in modo esponenziale. Inoltre, in ottica di salvaguardia ambientale, è stato realizzato un innovativo impianto di depurazione a servizio dello stabilimento di produzione biodiesel per il trattamento delle acque reflue. Il progetto realizzato sotto il controllo giudiziario dello stabilimento è consegnato alla Regione Calabria nel 2021, per il quale è stato destinato un cospicuo capitale, ha previsto un revamping dell'impianto preesistente, con il quale è stata realizzata un'unità di trattamento delle acque reflue per poter trattare una portata di 150 mcg. L'impianto è costituito da un flottatore per l'abbattimento preliminare dei oli e grassi presenti nel reflo, una vasca di omogeneizzazione, una sezione biologica per l'ossidazione del carico organico presente nel reflo in forma di sciolta colloidale, da un sedimentatore per la separazione dei fanghi prodotti nella sezione biologica, da due vasche di stoccaggio separato dei fanghi provenienti dal flottatore e dal sedimentatore e da vasche per la raccolta delle acque piovane. 10 migranti arrivati in Calabria con barca acquistata da loro. 10 migranti sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza a poche miglia dalla spiaggia di Monasterace, nel Regino, a bordo di una barca a vela di 15 metri, del valore stimato di circa 100.000 euro che loro stessi hanno comprato in Turchia per giungere in Italia. La barca con i migranti a bordo è stata trainata nel porto di Roccella Ionica. I 10, di nazionalità turca, siriana e afghana, sono stati trovati in possesso di consistenti somme di denaro e di svariate carte di credito. Tra loro anche due giovani anche regolarmente iscritti in Turchia in una facoltà universitaria. I migranti sono stati sistemati momentaneamente, secondo le disposizioni impartite dalla Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura portuale, diventata da 3 anni una struttura di primo soccorso e accoglienza per chi dalla Turchia, dalla Tunisia e dalla Libia giunge lungo le coste ioniche reggine della Calabria. La barca è stata intercettata da un'unità navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica. I migranti hanno raccontato di essere partiti 5 giorni fa dalla Turchia a bordo della barca acquistata in Turchia e di aver viaggiato nel Mediterraneo senza subire alcun controllo e di volersi rifare una nuova vita in Occidente. Con l'arrivo di stamattina è salito a 8 il numero degli sbarchi nelle ultime 3 settimane al porto di Roccella Ionica. 30 invece sono gli sbarchi nello scalo dell'inizio dell'anno, per un totale di circa 4.000 migranti giunti nella Locride. Un servizio atteso riaprono i parcheggi a Caminia di Staletti. Un piano di rientro per il pagamento dei canoni demaniali degli ultimi 5 anni. Il parcheggio di Caminia torna ad essere a pagamento con le stesse quote stabilite dalla precedente amministrazione comunale Mercurio.
Il sindaco Mario Gentile, attraverso una delibera di giunta comunale, ha dato il via al servizio molto atteso, ai fini di rendere ordinato un luogo ambito da turisti provenienti da tutta la provincia. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a risolvere un problema, ha sottolineato il sindaco Mario Gentile, che rischiava di compromettere la gestione del servizio in questa frazione. Rimane tutto invariato, per cui 2 euro per la prima ora, con 1 euro in più per ogni ora, fino ad arrivare a 10 euro per l'intera giornata. Un punto quest'ultimo che secondo l'analisi del sindaco andava rivisto, ma i tempi stretti non hanno consentito un ritocco, in quanto effettivamente è una cifra spropositata rispetto ai servizi offerti. Novità comunque arrivano sempre dal Palazzo Comunale, dove l'amministrazione di Mario Gentile ha confermato l'istituzione del servizio navetta che dal centro capoluogo arriverà a Caminia, passando per i villaggi con 4 corse giornaliere andata e ritorno. La problematica della carenza di posti auto, ma soprattutto la gestione dell'ordine pubblico potenziato attraverso volontari e un gruppo di guardie ecozoofile appositamente istituito fino a settembre, il tutto per rendere sicuro questo luogo, anche in caso di arrivo di mezzi di soccorso. Una baia, quella di Caminia, che per posizione, sabbia, acqua cristallina, con la grotta di San Gregorio, la Pineta, la sua area archeologica di Panaia, rappresenta un vero gioiello per tutta la comunità. Novità comunque sembrano arrivare dal Palazzo Comunale, dopo questa nuova amministrazione comunale sul piano della gestione dei beni culturali si è messa in ascolto di studiosi archeologi che in questi giorni, grazie al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma, si è creato un team per indagare sulle radici cristiane in questi territori. Si stanno creando le basi scientifiche per creare le condizioni di nascita, un parco letterario, dove i luoghi, i reperti, il museo daranno vita ad una nuova storia, dove i beni culturali diventeranno fulcro di un nuovo percorso. Satriano si discute di disagi e devianza minorile. A Satriano Borgo si è discusso di disagio e devianza minorile davanti ad un pubblico numeroso e qualificato presso il Teatro Comunale. Al tavolo dei relatori il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Salvatore Curcio, il capitano della Compagnia Carabinieri di Soverato, Marco Colì, la dottoressa Caterina Basile e l'avvocato Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene. Ha moderato il dibattito il giornalista Fabio Guarna. È un importante argomento quello della devianza minorile, ma soprattutto si è parlato in concreto come si devono porre le istituzioni, le famiglie e così anche le forze dell'ordine. Cioè, l'aspetto culturale e formativo è importante, perché se non c'è la formazione culturale non ci può essere prevenzione e non si può evitare che determinati illeciti vengano reiterati. E questo è stato approfondito anche da un recente studio del Ministero dell'Interno, che mette in luce proprio l'importanza della famiglia e della formazione, della cultura e l'educazione al rispetto degli altri dell'ambito sociale in cui il minore deve vivere. Sì, sono molto onorato di questa iniziativa, di essere stato invitato, perché comunque è un'ulteriore possibilità, occasione per la comunità di Satriano e anche di quello dei corpo docenti, che erano molto numerosi in sala, di poter affrontare le tematiche e sapere che non si è da soli ad affrontarle, e questo solo per il bene delle nuove generazioni, dei giovani, che in qualche maniera hanno sicuramente tanto oggigiorno, ma non sempre hanno quello che veramente serve, riferimento ai valori, agli ideali, a tutto ciò che gli permette comunque di avere una preparazione per la vita, per la società, che proprio la scuola e anche le altre istituzioni sul territorio possono garantire. Quindi sono veramente contento di essere stato qui, di aver dato il mio contributo anche in termini di far capire, di aprire le caserme e quindi far comprendere quanto il ruolo anche dell'Arma dei Carabinieri non sia soltanto quello della repressione, come dicevo, ma quello di una rassicurazione sociale sul territorio e di prevenzione. L'importanza dell'argomento è evidente, insomma, la crescita, la corretta crescita e formazione dei ragazzi sta alla base poi del raggiungimento di una società sana e della formazione di una classe dirigente che sia all'altezza delle sfide che la società moderna oggi propone. Sono stato investito oggi in... con il ruolo di moderatore, ma è un'iniziativa che sicuramente è diretta anche
alle scuole, perché quando si parla di devianza, il rischio devianza nasce spesso da studenti che sono a rischio di dispersione, cioè non vanno più a scuola e purtroppo frequentano altri ambienti e quindi finiscono col delinquere. In questo senso ci sono un sacco di interventi che lo Stato sta prevedendo per venire incontro alle esigenze delle scuole, che vogliono naturalmente che i propri studenti restino a studiare e quindi non si disperdano, ma soprattutto adesso c'è il PNRR che ha dato dei fondi proprio mirati proprio alla dispersione scolastica. Oggi quindi ho moderato l'incontro, ho sentito le testimonianze dei relatori autorevoli e effettivamente si è anche capito che lavorando in sinergia, trovando anche le giuste misure per arginare il fenomeno, non risolverlo completamente, perché è un problema che riguarda le famiglie, è un problema che riguarda la scuola, è un problema che riguarda le istituzioni in genere, qualcosa si può fare. Allora, l'iniziativa di oggi ha sviluppato un tema molto importante, il tema della devianza e del disagio giovanile, in quanto è fondamentale per noi in questo momento dare delle dritte alle famiglie, alle scuole, e gli interventi di oggi hanno avuto per questo motivo un taglio tecnico molto operativo, con relatori prestigiosi che lavorano sul campo in maniera molto efficiente. L'idea è appunto quella di quella di trattare questo fenomeno proprio partendo da quelle condotte antisociali che possono, se non intervenendo per tempo, creare delle situazioni molto complesse nell'età adulta. Questo perché se non si interviene con degli approcci educativi e formativi, si possono creare delle situazioni complesse che cristallizzano dei percorsi evolutivi e disadattivi negli adolescenti. Sono state spiegate delle diverse tipologie di devianza, ma chiaramente il convegno non è esaustivo, non è stato esaustivo nel senso completamente, perché i tempi sono stati molto brevi. Ma questo significa che vogliamo riprendere la tematica, molto apprezzata dal pubblico, anche in ulteriori convegni e con ulteriori iniziative, per approfondire sempre di più questo fenomeno, quindi non focalizzandosi solo ad un convegno, ma tentando di dare delle risposte molto più ampie ed importanti all'interno del territorio. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Torre di Ruggero, 9 sindaci e una sinergia che guarda al futuro. In Calabria, una regione dove troppo spesso domina la logica del campanile, fa notizia un'iniziativa che rompe gli schemi e apre nuove prospettive. Una sinergia tra ben 9 sindaci che hanno deciso di unire le loro forze e le loro risorse per progettare, realizzare e dare vita a un'idea innovativa. Non è una semplice collaborazione, ma un vero e proprio abbraccio strategico che supera i confini e le rivalità territoriali, unendo tanti comuni in un unico grande progetto di respiro nazionale. Un esperimento audace di cooperazione. La dimostrazione che quando si ha uno scopo collettivo e si condivide una visione chiara, è possibile andare oltre le divisioni locali e lavorare insieme per il progresso di intere comunità e, perché no, di un intero paese. È stato sottoscritto nella sede municipale di Torre di Ruggero il protocollo d'intesa che sancisce ufficialmente la nascita dell'Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. Una iniziativa unica nel suo genere in Italia, che parte dalla Calabria ma guarda ambiziosamente oltre i confini regionali, grazie all'impegno congiunto di 9 sindaci delle Preserre catanzaresi: Vito Rotti di Torre di Ruggero, Domenico Donato di Chiaravalle Centrale, Danilo Staglianò di Cardinale, Walter Matozzo di Argusto, Salvatore Sinopoli di Gagliato, Francesco Casalinuovo di Cenadi, Nicola Malta di Olivadi, Fernando Sinopoli di Centrache e Antonio Tino di San Vito sullo Ionio. Una sinergia che guarda al futuro, ha ribadito il sindaco Rotti nel ringraziare tutti i presenti e le rispettive amministrazioni comunali. Dell'osservatorio fanno parte anche gli istituti scolastici presenti sul territorio, l'Istituto Ferrari e i comprensivi Alvaro e numero 2 di Chiaravalle Centrale. Gli enti coinvolti nel progetto si prefiggono l'obiettivo di creare in un comprensorio abitato da circa 20.000 abitanti un polo innovativo di ricerca, studio e riflessione scientifica per promuovere tra le giovani generazioni l'uso consapevole delle nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Sì, unisce l'intero comprensorio
Quindi noi speriamo davvero che questo osservatorio possa decollare nel più breve tempo possibile, anche perché noi sappiamo che questa è una cosa ormai di vitale importanza, è molto importante, e ringrazio per questo il professore Francesco Pungitore per averlo proposto, e noi siamo onorati a Torre di Ruggero di avere davvero questa sede che è unica ad oggi, è unica a livello nazionale. Chiaravalle Arte, seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea. Chiaravalle Centrale si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea, Chiaravalle Arte, promosso dall'amministrazione comunale con il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Regione, della Provincia e della Consulta Comunale della Cultura. Dal 29 luglio al 13 agosto 29 artisti di livello nazionale e internazionale, ospiti d'eccezione, murales, installazioni e una sezione dedicata a 14 giovani talenti dell'Accademia animeranno i locali del liceo scientifico di Piazza Calvario. Il programma è stato illustrato oggi in conferenza stampa presso la sala consigliare comunale di Via Castello. Presenti il direttore artistico del premio Nicola De Luca, il sindaco Domenico Donato, il vice sindaco Pinarizzo, la presidente della Consulta Comunale della Cultura Teresa Tino, la vicepresidente Paola San Giuliano, la professoressa Lara Caccia, storica e critica dell'arte, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, la professoressa Rosetta Candelieri, docente dell'Istituto Ferrari di Chiaravalle. Il sindaco ha espresso il suo entusiasmo per l'impegno organizzativo che ha portato alla realizzazione della seconda edizione del Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte. Ci crediamo fortemente in questo progetto, ci crediamo così tanto che le nostre attenzioni ormai da più anni sono indirizzate sulla crescita culturale che deve avvenire anche attraverso le strutture comunali. In questi giorni è stato anche aggiudicato Palazzo Staglianò, quindi anche questo che potrà divenire veramente un polo attrattivo culturale per la nostra realtà. È crescita questa e noi in questo ci crediamo fortemente. Sollecitato sull'argomento da Nicola De Luca, il sindaco ha inoltre confermato l'idea di un museo permanente di arte contemporanea a Chiaravalle, progetto che ha ricevuto pubblicamente il plauso della professoressa Lara Caccia. Il mio impegno, oltre a quello inerente alle mostre estive, sarà sicuramente sempre più immersivo anche per promuovere il museo, perché per un territorio avere un museo permanente è avere la possibilità di avere sia dei riconoscimenti a livello nazionale e anche successivamente per avere anche dei fondi da poter attingere come museo stazionario e permanente. De Luca, nel presentare i dettagli della manifestazione, ha ricordato che anche quest'anno l'organizzazione si avvale del prestigioso contributo del critico d'arte Maurizio Vitiello e del gallerista e saggista Vincenzo Lepera. Abbiamo suddiviso la mostra in due sezioni principali. Uno è quello degli artisti oramai professionisti e con esperienza e storicizzati pure, e un settore invece dedicato ai giovani studenti, ai giovani dell'Accademia di Belle Arti. Pinarizzo e Teresa Tino hanno rimarcato vicendevolmente l'ottimo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Consulta della Cultura. Ecco, noi da due anni abbiamo cercato di farlo con l'arte, riempiendo di bellezza questi luoghi, prima le sale di Palazzo Staglianò e quest'anno, come avrete già sentito da chi mi ha preceduto, le aule del liceo scientifico. La cosa molto bella e prestigiosa è l'aver avuto la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e noi di questo ringraziamo il direttore, il dottore Piccari, e poi chiaramente la nostra professoressa Lara Caccia, che ha curato sia l'anno scorso e lo farà anche quest'anno le installazioni, quindi i lavori degli allievi. La manifestazione sarà arricchita da una installazione del gruppo Macross, mentre Salvatore Start realizzerà un murales in una delle serate. La grafica è stata curata da Paola De Luca. Tra i tanti patrocini istituzionali spicca quello dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, che in accordo con il dirigente scolastico Fabio Guarna ha concesso l'utilizzo dei locali del liceo scientifico di Chiaravalle. Dallo stesso istituto Ferrari arriveranno anche due studentesse che nell'ambito del PCT offriranno servizi di accoglienza durante
l'intero periodo della mostra. Morena Daniele e Michela Sanso. Sì, diciamo che l'obiettivo primario è stato quello di volere coinvolgere il mondo dei giovani, farli avvicinare al mondo dell'arte, sensibilizzarli, visto che insomma, il territorio non offre tante possibilità. E quindi un motivo in più, diciamo, è quello di avere programmato per loro un percorso di PCTO che offra loro, oltre la possibilità di confrontarsi con artisti e tecnici che cureranno la mostra, ma anche ecco, di guadagnare delle ore previste per il loro percorso di PCTO. L'inaugurazione è prevista per il 29 luglio alle ore 18.30 alla presenza del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari. Dopo il successo dello scorso anno, un nuovo imperdibile evento di arte e cultura a Chiedavalle Centrale. Certo, quest'anno, grazie al direttore Virgilio Piccari dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, abbiamo come dire, l'ufficialità del patrocinio gratuito dell'Accademia e questo come dire, convalida ancora di più la collaborazione con l'Accademia e la promozione dei giovani artisti. Un successo alla prima festività estiva del patrono della città di Chiaravalle Centrale, San Biagio. Uno, due, tre, via! Parti lui in posede e di alla vera e musa catta la chitarra nuova e la moglie tutta oi prega prega guardate gimbo meu come la suona e ti tinghe tinghe ti 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 tinghe tinghe ti ta e ti tinghe tinghe ti 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 tinghe tinghe ti ta ti ti tinghe tinghe ti ti e ti tinghe tinghe ti ta ti ti tinghe tinghe ti ti e ti tinghe tinghe ti ta. Vedi alla pena e musa canta madre e figliata un carro di patate e chino chino e musa basta per tutta la nata e ti tinghe ti tinghe ti 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 Gian Maria, la mia, Gian Maria.
Ti tinga 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 tinga.